esperienza nasce Rilancio, lo slogan che Daniele Silvetti ha scelto per presentare la propria candidatura alle elezioni regionali del 20-21 settembre con Forza Italia. L'avvocato anconetano sarà capolista per il collegio di Ancona, di cui ieri sono stati presentati anche gli altri candidati. E oltre al sottoscritto abbiamo la nostra commissaria comunale Teresa Daipra, abbiamo Silvia Gregori, consigliere comunale di Iesi, abbiamo Alberto Possanzini che è presidente della CNA di Iesi, abbiamo Lindo Stroppa, consigliere comunale di Fabriano, abbiamo poi consigliere comunale di Senigallia Roberto Paradisi che ha appena aderito a Forza Italia e la professoressa preside sempre di Senigallia che è appunto la Giommetti. Stiamo lavorando per allargare, come avevamo detto nella nostra prima conferenza stampa, al mondo civico. Devo dire che questa scelta ci sta premiando. Andremo avanti su questa direzione. Sappiamo che per Ancona manca un nome che però ancora non volete svelare, si riallaccia sempre a questo discorso del civismo. Puntiamo ancora su società civile e categorie produttive. Oltre ai candidati anconetani, il partito sta lavorando anche alle liste degli altri collegi provinciali. Mentre affermo i quattro candidati sono Jessica Marcozzi, Lando Siliquini, Silvia De Santis e Giovanni Lanciotti, per Macerata hanno ufficializzato la loro candidatura l'avvocato Raffaele Delle Fave, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e l'ex sindaco di Camerino Gianluca Pasqui, da definire ancora la rosa delle donne. Inizia qui la vera campagna elettorale, dove al candidato presidente si affianca tutta una squadra che deve supportare me e la nostra coalizione in questo confronto serrato per garantire ai cittadini marchigiani e a tutti i marchigiani un'alternativa che possa essere forte e adorevole rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni.